Da sempre il castello di Keryu, nel Galles del Sud, è stato teatro di terribili omicidi e presenze malefiche che anche dopo svariati secoli continuano a infestare luoghi e stanze della possente struttura. Nel 1600 il castello fu dato in affitto a un leggendario pirata del mare di nome Sir Roland Rice. L'uomo era noto per il suo temperamento violento e per le sue fervide convinzioni religiose e per il suo linguaggio scurrile. La sua ira fu ancora più violenta quando il suo unico figlio gli confidò di essersi innamorata di Julie, la figlia del locatario di Sir Roland. Robert disse al padre che per nessuna ragione al mondo mai avrebbe lasciato la sua futura sposa. Così, in un ennesimo eccesso di colera, Sir Roland urlò al figlio di lasciare il castello perché non voleva più vederlo. Robert prese il padre in parola e si allontanò dal castello di Keryu. Alla partenza del figlio, Sir Roland precipitò nei più svariati beceri stati d'animo. Disperazione, frustrazione e momenti di odio profondo nei confronti di quel figlio traditore. Per placare la sua collera, nelle lunghe sere invernali, Sir Roland era solito organizzare feste e ricevimenti in onore dei suoi capitani marinai, serate all'insegna di pesanti sbornie e durante le quali c'era sempre un'inquietante presenza al tavolo, una scimmia. L'uomo l'aveva portata da una delle sue tante escursioni in mare e l'aveva battezzata con il nome di Satana. La scimmia aveva un ghigno poco rassicurante ed emetteva delle sguaiate malefiche risate, cercando di imitare il suo padrone che era solito deridere i suoi ospiti. Presto, non vennero più commensali i banchetti organizzati da Sir Roland, poiché stanchi di essere scherniti da quei cinici modi e da quelle malsane bevute. Arrivò primavera e in una serata particolarmente fredda di marzo bussò alla porta di Sir Roland Luke Horvitz, l'inquilino la cui figlia aveva involontariamente allontanato il primogenito da Sir Roland. Il locatario venne al castello per pagare l'affitto. Conosceva l'astio che il suo padrone nutriva nei suoi confronti, ma cosa ancora peggiore, quell'anno il commercio era andato male e possedeva solo una parte di quel denaro che gli doveva. Horvitz fu fatto entrare nel castello e condotto da Sir Roland. Il mercante cercò di spiegare al signore che quell'inverno gli affari non erano andati bene e che aveva solo metà dell'affitto. Sir Roland andò su tutte le furie e per tutto il tempo la scimmia continuava a fissare l'ospite. Sir Roland inveì contro di lui e contro la figlia, rea secondo lui di aver stregato il figlio. Horvitz, non sopportando più sentir parlare della figlia, alzò una mano all'anziano signore. Sir Roland, ormai accecato dalla collera, lo considerò un gesto intollerabile e ordinò alla sua scimmia di strappare gli occhi al mercante. Roland con un fischietto emise un suono agghiacciante e con un grido la bestia si avventò su Horvitz, che cercò di respingerla e gettarla a terra. Il mercante riuscì a liberarsi e uscire dalla stanza lasciando Sir Roland freneticare delle incomprensibili parole. Horvitz voleva andarsene, ma fuori diluviava e un servo premuroso per riparare quell'increscioso accaduto lo pregò di rimanere. Dopo un pasto caldo, la loro conversazione fu interrotta dall'ennesimo suono agghiacciante proveniente dal fischio di Sir Roland, seguito da un terribile urlo di dolore e da un rumore di lotta colorata da una risata demoniaca, assottigliatosi poi in un lungo, spaventoso grido. Quando poco dopo i due aprirono la porta della stanza, da cui erano arrivate le grida, videro qualcosa che non avrebbero potuto più scordare. A terra, a fianco al camino, giaceva Sir Roland, con la gola lacerata. Il volto della scimmia era avvolto dalle fiamme, con lo sguardo immobile e i denti paralizzati in un orribile ghigno. A distanza di 400 anni, ancora i visitatori giurano di udire uno strano fischio e passi della scimmia. L'unica cosa certa è che Sir Roland e la sua scimmia Satana sono tornati a quel castello, spettatore silenzioso di quei giorni violenti di quell'inizio del 1600. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale. Ciao!